Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars e siamo tornati con altri punti del clan o clan coin. No, non voglio dire che non so neanche più dove mettermeli, ok? Perché in realtà ne ho tantissimi, ma li potrei spendere, ne sono consapevole. Il fatto è, molti me lo chiedono, partiamo subito a dire questa cosa oggi perché spesso vedo commenti a riguardo. A conti fatti, non mi conviene ancora dire boh, faccio che spenderli tutti, perché non riuscirei probabilmente a maxarmi per bene tutti quanti i brawler. Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con Willow. L'abbiamo sbloccata nei video di ieri. No, non è ancora cominciata la settimana, solo Willow. Tranquilli, comincerà probabilmente da esattamente dopo questo video. Quindi non occorre ancora il gatto anti-spoiler. Prima di cominciare vi chiedo subito un bel like. Arriviamo almeno a 3000 like perché oggi parliamo di un comeback, ragazzi, al bacio. Ovviamente l'iscrizione e già che ci siete un bel codice ferre nello shop, dove anche oggi a proposito abbiamo questo bellissimo spray del girino che lo lasciamo lì. Lo lasciamo lì. Un'occhiata al volo. Missioni, abbiamo appunto di nuovo 8 win da fare con Willow, le teniamo direttamente per il push che faremo con lei, 5 win da fare con Stu. Sto sempre lavorando, ragazzi, anzi sto lavorando alla full maestria di questo brawler, per adesso sono arrivato ad argento 1, ma ci vorrà ancora del tempo e ci va del tempo a masterare, ragazzi, spoiler, ci va del tempo, soprattutto questo brawler che non posso giocare in ladder perché deve rimanere a 0 coppe, questo è un grandissimo problema in realtà. Ad ogni modo, quello che faremo in questo video è, indovinate un po', giocare Jin, l'ultimo che era rimasto, e ovviamente visto che bisogna unire l'utile al dilettevole, andremo a giocare Jin, ragazzi, in rapina, proprio la modalità dove si sposa perfettamente. Vabbè, guardate, giusto per ammorbidire un pochettino la cosa, partiamo in Brawl Ball, ci facciamo le tre candidate. Io intanto, come sempre, ne approfitto per coinvolgere i sub del nostro sito Viola, ragazzi, dove siamo quasi a 100.000 follower, ragazzi. Se ancora non ci seguite in stream, veniteci a seguire perché lì, ragazzi, succedono cose, ad esempio questi video. Ah, ma tra l'altro oggi ci sono anche le missioni, le club quest, ecco, quelle. Ma cos'è questo doppio bonus di squadra? Una roba nuova? Ah, perché sono i miei compagni del clan. Io non so voi, raga, ma a me non capita quasi mai di vedere questa scritta. È una roba nuova per me. Ok, allora ragazzi, tolte le candidate del giorno, andiamo a gustarci questo bellissimo gin in rapina, in hot potato. Sono perle che si vedono veramente una volta solo nella vita. Mentre vi gustate le partite, appunto, vi racconto un pochettino quelle che sono le news di oggi, o meglio la news di oggi, perché c'è una novità principale. È uscito infatti questo tweet che dice: è ora di scegliere le modalità di gioco che saranno in rotazione nel prossimo aggiornamento. Attenzione, che cosa si intende con le modalità che saranno in rotazione nel prossimo aggiornamento? Beh, vi ricordate il discorso che avevamo fatto su questa slot, ovvero la seconda, quella centrale bassa? Ecco, questa slot in realtà è una slot community che cambia con le modalità, le due modalità che vengono votate da noi. Una o entrambe queste modalità le potremmo rivedere il prossimo mese, come potrebbe succedere il contrario. Le altre due modalità, ragazzi, sono cacciatori e volley brawl. Io spero che qualcuno non abbia votato veramente cacciatori. Come si fa a votare? Ok, è molto molto semplice, basta andare sul canale YouTube di Brawl Stars ed è quello che faremo proprio ora. Eccoci qua. Come potete vedere c'è il classico sondaggio, ok, da votare. Ci sono le quattro modalità, appunto, da una parte in alto duelli e basketball, sotto cacciatori e volley brawl. Allora, devo votare le mie preferite? O la mia preferita? Perché mi sa che il voto è uno solo. Io vi direi che sarebbe fighissimo avere volley brawl e basketball, ok? Perché sono così tre modalità con la brawl ball, tutte, tra virgolette, con la palla, tutte sportive, diciamo così. Vabbè, io prima ovviamente scherzavo. E cacciatori non è malaccio, ragazzi, Allora, devo essere sincero, tra queste preferisco comunque molto di più un cacciatori a duelli. È che cacciatori vi avevo già detto che cosa ne penso. Scusate se faccio sto cerchietto, non lo faccio apposta. Il problema di cacciatori è che lo vedo come un mix tra KO e bounty. Non introduce niente di nuovo. Se non sbaglio, bisogna arrivare a fare tipo 10 kill in cacciatori. Correggetemi se sbaglio. Il primo che fa 10 kill vince. Ok, è un mix perché le kill sono molto importanti, nel senso che quando si viene killati effettivamente ha un grosso peso sulla sconfitta, come appunto in KO. Però al tempo stesso si può respawnare, ma e bisogna comunque far
fare delle kill come in bounty. Cioè, siamo sempre lì. Quindi, modalità che non è malvagia. Mi ricordo che una volta ce n'era una in showdown dove tipo si sparava un robot. Come si chiamava quella modalità là? Caccia al boss. Fantastico. Lone Star. Lone Star e caccia al boss. Sì, vabbè. Comunque, avete capito. Lone Star era quella che intendevo io. Vabbè, modalità della storia. Tra tutte queste, un bel comeback di Volley Brawl, ragazzi, ce lo voterei. E infatti, ragazzi, le votazioni parlano chiaro. Non dovrei dirvelo, però se si vota su YouTube, sappiate che si possono in realtà poi cambiare le proprie votazioni. Io chiedo di non farlo, perché se voi votate un qualcosa, a meno che non abbiate miscliccato, non vedo proprio il motivo per il quale dovreste cambiare voto. Però vabbè, in ogni caso 173.891 voti, ragazzi, questo è quanto vince a mani basse, direi, Volley Brawl. E attenzione, perché non vince la modalità appunto Wipeout, ma vince, che poi Rounders, scusatemi, ma vince duelli, ragazzi, il secondo posto, in teoria, se la stanno ancora giochicchiando. Però questa è la prova che quello che dicevamo l'altro giorno sul tweet di Frank, ovvero questo, ragazzi, quello dove mi aveva risposto Frank, raga, esatto, proprio quel video lì, andatelo a recuperare se ve lo siete perso. Vabbè, insomma, questo ci fa capire che comunque, insomma, sti duelli non sono così da buttar via, ok? Perché comunque la gente li vota. Io il problema che vedo in duelli, ve l'ho già detto in quel video, e questa cosa per me è una piccola vittoria, perché va a confermare ulteriormente che duelli è una modalità che piace. Ha alcuni difetti, tra cui sempre quello lì, ragazzi. Invece Volley Brawl, secondo me, è una modalità che ha stravinto, perché comunque era carina e non la si vede da un po', cioè c'è proprio un po' di nostalgia. Infatti secondo me ha stravinto per quello. Ad ogni modo, io non mi sento sicuro al 100% di dirvi, nel prossimo update vedremo come modalità in quella rotazione Volley Brawl e appunto duelli, perché Hunters la vedo comunque come una modalità che ha un discreto numero di voti e potrebbe ancora fare comeback. Quindi teniamoci il dubbio duelli o Hunters, ma il fatto che ritornerà Volley Brawl secondo me è quasi garantito, anche perché se no non avrei scritto questo titolo. Ecco, tra l'altro mi viene in mente ora che questa info, questa notizia che abbiamo visto nel video di oggi, me la salvo e ve la andrò a ricordare nel video delle attese. Se non sapete cos'è il video delle attese, avevamo già fatto un video, un primo episodio, ovvero questo, ed è un video che faccio alcuni giorni prima del Brawl Talk, dove vi dico effettivamente quelle che sono le novità più attese, ma non della community, perché dicono magari ci piacerebbe ricevere questa cosa in game, no, ma proprio effettivamente i tweet o le cose come queste che effettivamente ci danno una view di come sarà il prossimo aggiornamento. Restate sintonizzati, iscrivetevi, ragazzi, che nei prossimi giorni ne parleremo, anche perché l'update sarà a fine aprile, quindi sempre più vicino. Vediamo una notizia un po' a parte. Sul Twitter di Frank c'è questo sondaggio: una richiesta piuttosto comune che riceviamo è di riportare le vecchie skin esclusive. Non abbiamo intenzione di farlo, cioè non è che non hanno intenzione di farlo, più che altro hanno intrinsecamente promesso che non lo faranno, dicendo che solo a un certo punto le skin sarebbero ricominciate a uscire. Hanno secondo me inteso che le skin vecchie vecchie, tipo, cosa ne so, Shelly Stellare, non sarebbero più uscite. Ma come vi sentireste se riportassimo invece una diversa variazione cromatica delle skin più vecchie? Quindi le skin più vecchie che non si possono più ottenere perché sono esclusive, se riuscissero fuori sotto mentite spoglie, quindi sotto, cioè con colorazioni diverse, sarebbe un modo per chi ha cominciato dopo per sbloccarle comunque, ma per chi gioca da un po', insomma, avere comunque le skin della vecchia scuola, quelle insomma veramente veramente dei giocatori old school. Ovviamente ha stravinto il voto yes please, addirittura su 4 votazioni si è portato a casa un 51.1% il yes please. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto il genio in rapina di sottofondo. Vi ringrazio per la visione, ci becchiamo alla prossima, un saluto a tutti e ciao belli.